E salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ebbene sì, è da veramente tantissimo tempo che non portavo video per quanto riguarda Dokkan Battle. E sapete benissimo quale è stato il mio rapporto con questo gioco. Sapete benissimo cosa ho, qual è stata la mia decisione e il perché ho preso la decisione appunto di, tra virgolette, quittare dai video questo tipo di gioco. Dato che appunto abbiamo raggiunto i 300 milioni di download per quanto riguarda la versione global, ho deciso comunque di dedicare un piccolo video, un piccolo omaggio al gioco. Io di per sé non l'ho mai realmente quittato definitivamente, ci ho sempre giochicchiato così nei momenti di pausa, anche perché Dragon Ball è, diciamo, il mio anime, uno dei miei anime preferiti. Cioè, io sono cresciuto con Dragon Ball, quindi staccare questo sorta di cordone ombelicale per me è risultato veramente, veramente difficile. C'è stato il periodo anche dove c'è stato appunto il quarto anniversario, dove a me è andato veramente veramente bene. Infatti, se vi faccio vedere i miei character list e ve li aggiorno per quanto riguarda l'R, che sono comunque le cose che ci interessano di più, ho sculato Goku da questo anniversario, tra l'altro tramite soltanto il primo giro di multi, quindi quelle da 30, veramente veramente buono, addirittura ad ability 1, perché ho preso una, no, la seconda copia di Goku l'ho trovata sempre tra le multi e quindi l'ho portato addirittura ad ability 1, ovviamente SA 20 su 20, potenziato, veramente veramente ottimo. Altra novità presente all'interno del mio account è anche il trio Goten, Pan e Trunks. Goten, Pan, Trunks, che ho trovato tramite una multi fatta tendenzialmente a caso sul banner, appunto di Baby e di loro tre. In realtà forse cercavo di più Baby perché volevo potenziare un pochino la mia controparte extreme, però dato che mi è arrivato, diciamo, mi è arrivata questa LR, sicuramente non ci sputo sopra. Ovviamente ability free, perché non ho avuto possibilità di poter pullare ancora sul banner e sicuramente non l'avrei fatto, anche perché avendo trovato questa, per me il banner era completamente chiuso e quindi mi è andata bene anche sotto questo punto di vista. Andiamo avanti perché nella stessa batch dove avevamo la leggenda reborn, no, la leggenda di batch che è stata rilasciata per l'anniversario, ho trovato anche Beerus e Whis STR, tra l'altro ad ability 1, quindi questo appunto implica il fatto che abbia trovato una copia in più. Direi abbastanza utile, anche abbastanza carini da utilizzare per quanto riguarda, diciamo, per quanto riguarda in generale il gioco. Mi ci diverto molto, solo che purtroppo non possiedo Beerus Tech, perché nella rotazione Beerus Tech con questo tipo di Beerus avrebbero sicuramente fatto i buchi sull'asfalto. E poi ho sculato anche Vegeta, quindi anche Vegeta è stato trovato all'interno delle prime multi da 30. E poi, cosa ancora più figa, no, mi ricordavo di averlo ad ability 1, forse era Goku che avevo ad ability 1, non ricordo. Poi ho trovato anche Gogeta ad ability 1, ecco, loro sì, me lo ricordavo, ad ability 1 sempre all'interno della Legendary Batch. Veramente ho fatto praticamente un paio di multi e in ogni multi mi sono uscite praticamente un LR, mi è uscita un LR a multi, cioè una cosa pazzesca. Loro li cercavo da tantissimo tempo, Gogeta finalmente ha chiuso in maniera semplicemente perfetta il mio Team Fusion, quindi molto soddisfatto di questo, diciamo, di questo LR e soprattutto ad Ability 1 ho potuto dare i critici. Ho trovato anche Bardock, non contento dalla batch diciamo dell'anniversario, quindi la Legendary Batch. Ho trovato anche Bardock, che ovviamente ability free, l'ho portato già su ad LR e quindi lo utilizzo nel team monofisico o comunque superfisico, perché comunque dà sempre una mano. Ciò che volevo vedere con voi un attimo era il fatto se in realtà Vegeta. Io in realtà ne avevo trovato un'altra copia e forse ancora non gliel'avevo data come
come ability. Anche se forse mi ricordo male. Sì, mi ricordo sicuramente male. Perché mi ricordavo di averne trovati due di Vegeta. Invece forse avevo trovato doppio Goku e poi ho trovato addirittura Vegeta. Sì, infatti non ce l'ho. Non lo possiedo, quindi ok. Diciamo che mi ricordavo male io. Mi ricordavo di averlo addirittura Ability 1, invece no, Ability 3 anche lui. Mentre invece Goku ad Ability 1. Che cosa facciamo oggi? Oggi ovviamente ci andiamo a pullare i ticket dei 300 milioni, anche perché in questa batch sinceramente l'unico personaggio che cerco è Freezer Tech. Freezer è un ottimo leader extreme in generale, quindi un ottimo extreme leader totale lui, e quindi vorrei effettivamente trovare lui perché Goku ad esempio già lo possiedo. Goku lo possiedo ed è un ottimo leader per quanto riguarda la classe Super. Invece mi interesserebbe tantissimo Freezer per quanto riguarda la controparte Extreme e quindi avere anche un piccolo boost, un piccolo potenziamento per i miei vari team Extreme. Purtroppo la mia controparte Extreme ultimamente si è molto indebolita e quindi niente, ho deciso effettivamente di puntare qui soltanto i ticket, anche perché le gemme per un banner del genere sinceramente non le voglio spendere. Quindi cominciamo con i primi ticket. Non so se avevo attivato l'audio di gioco. Addirittura un Vegeta. Release Rainbow. Attenzione, Fusion. Quindi personaggio del banner. Quindi cominciamo già subito benissimo. Cominciamo veramente, veramente bene. E adesso bisognerà vedere effettivamente chi è questo personaggio banner. Perché se fosse Freezer già. Partiamo benissimo, veramente partiamo benissimo. Non so se le multi sono composte da 7 o da 10 personaggi. No, un Goku Super Saiyan 4, che schifo non mi fa. Schifo non mi fa, lo porto ad Ability 2, se non sbaglio. Sì, sono 7 personaggi. Allora, un secondo, andiamo un attimo sul menu. Aumentiamo un pochino i sound effect, giusto per. Giusto per sentire anche la voce di Goku quando effettua la Kamehameha. Per capire che personaggio Super Saiyan 3 vuol dire che ancora non si è.
full, letteralmente ultra full. Yamcha. Thank you Dragon Balls. No. Tantissimo. Mi interessa. Per il momento è tutto, quindi vi ringrazio per essere stati con me.